Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Beh, non mi sono mai divertito tanto. Dunque, Grillo se l'è presa con questo affresco. Facciamolo vedere. Vedete, c'è Lerner col becco lungo, sarebbe il pappagallo principe. Poi c'è Corrado Formigli, Lerner è conduttore presso la 7, Corrado Formigli lo stesso. Sotto credo ci sia Giovanni Floris, poi c'è Lucia Annunziata. E poi sotto ancora c'è Giuliano Ferrara. Grillo ha sparato a palle incatenate contro i conduttori televisivi. Io non sono un conduttore televisivo, sono un poveretto che parla e canta all'occasione dei guai politici del suo paese e di qualche altra faccenda. Ma dico, Grillo se l'è presa con quelli che gli vogliono bene. È stato molto ingrato. Se Grillo è Grillo è perché milioni di persone hanno ricevuto un messaggio diretto attraverso la rete. Certamente Grillo vuole fare una nuova agorà, una nuova piazza democratica in cui ci si commisura al principe della piazza democratica, al demagogo di turno, come lo ha chiamato Napolitano, direttamente attraverso il click, il video, il monitor, i social networks, eccetera, eccetera. Lui vuole fare questo, però poi la realtà è che i voti li ha presi dove stavano. E li ha presi in che modo, attraverso quale messaggio? Il messaggio che i partiti hanno dato. Noi siamo seriosi, rispondiamo in modo composto e pensoso, annoiamo i nostri elettori che naturalmente invece hanno il genio della commedia dell'arte, l'irresistibile oratore comico che la spara grandissima e con il suo fervente turpiloquio li affascina e porta via un po' di voti ai partiti. Ma tutto il resto Grillo lo ha fatto perché le televisioni vecchie, generaliste, tutte, la Rai, la 7, Mediaset, eccetera, che cosa hanno fatto le televisioni? Hanno riprodotto il fenomeno e hanno messo tutti a discuterne, Grillo sì, Grillo no, Grillo è importante, Grillo è un fenomeno, Grillo rappresenta il nord, no, rappresenta il sud, è andato in Sicilia, ha parlato della mafia, ha parlato di Bossi, è l'erede della Lega, è l'erede di qui, è l'erede di là. Allora, perché lui attacca, li ha schiaffeggiati, proprio ha detto appunto che sono dei pappagalli, che i loro studi hanno un sapore cimiteriale, che da dove trasmettono Lerner, l'Annunziata, Formigli, Floris, Santoro, anche Santoro, che insomma dovrebbe essere considerato con un po' di rispetto da uno come Grillo, tutti dannati, dannati come politici qualsiasi, tutti dannati come membri e componenti di un establishment odioso, di gente che si mette come un intercapedine, un filtro tra la verità e la capacità di dire la verità, che è solo dei giovanotti che Grillo sceglie in giro per l'Italia, che lancia e che presenta alle elezioni. Può essere, ripeto, io non sono mai, anche se Grillo è stato insomma non proprio simpatico nei miei confronti, vedete? Non proprio simpatico. Questo è un movimento strano, signori. Mi danno del ciarlatano, del demagogo. Ferrara, oggi in televisione l'ho visto adesso, ma dice delle cose questo container di merda liquida che è una roba che è pazzesco, ma è incredibile. Ma io... Grillo ha nostalgia, diciamo, del linguaggio delle scuole medie inferiori, forse anche le superiori, il ginnasio però, non proprio il liceo, e quindi si esprime in questo modo. Ma voglio dire, io se facesse questo lo ammirerei. Se Grillo ci liberasse dal talk show litigioso, intollerante, urlante, che copre la verità sotto una patina di opinioni tutte l'una uguale all'altra, con i conduttori che si guardano bene dall'esporsi personalmente e dal ricercare intorno alle cose una verità da discutere con il loro pubblico,
limitandosi a condurre come direttore d'orchestra le coscienze di tutti. Beh, se facesse questo io lo ringrazierei e gliene sarei grato. Uno come quello di cui lui ha parlato in quel comizio, grato a Grillo. Ecco, una piccola notizia sarebbe. Penso invece che sia una tecnica di marketing e che Grillo voglia semplicemente essere ancora più televisivo sottraendosi alla televisione. A domani! Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.